Nuovi guai per l'Expo, la provincia di Milano pronta a sfilarsi se il milleproroghe venisse modificato, impossibile versare i 9 milioni di quota. Buonasera dal telegiornale della Lombardia, una nuova tegola sulla società che organizza l'Expo 2015. La provincia di Milano, uno dei tre soci, potrebbe ridurre l'impegno finanziario a causa delle ristrettezze di bilancio. È l'ipotesi che si sta facendo strada in questi giorni. La decisione definitiva è legata al decreto mille proroghe del governo. La via d'uscita dall'Expo per la provincia di Milano sembra dietro l'angolo. Con una nota ufficiale, Palazzo Isimbardi fa sapere che se il mille proroghe verrà riformulato e non ci sarà la deroga al patto di stabilità per le spese legate alla manifestazione, la provincia, socio al 10% di Expo, si troverà costretta a uscire dal capitale della SPA. Lo aveva già detto più volte Podestà, che non aveva i 9 milioni di euro da mettere come quota per il bilancio 2011 della società. Ieri sera il consiglio di amministrazione di Expo aveva convocato l'assemblea per l'aumento di capitale da 110 milioni di euro, data fissata il 14 marzo. Ma è evidente che se il socio provincia dovesse sfilarsi, tutto il piano di rifinanziamento salterebbe. A quel punto dovrebbero essere gli altri soci a prendersi in carico la quota di Palazzo Isimbardi. La regione, che ha già il 20%, o piuttosto il tesoro, azionista di maggioranza col 40%. Si vedrà, intanto i tempi sono sempre più stretti, i terreni non sono nelle mani degli enti locali, i bilanci delle istituzioni non sono approvati e l'Expo è di nuovo nel pantano.